Io sono Cinzia e oggi seconda puntata del collegio. Ebbene sì, lo so, ieri è uscita la prima puntata, ma ve l'avevo promesso, devo mettermi in pari con le puntate, quindi ecco qua la seconda puntata. E ragazzi, è la più bella in assoluto! Sì, finora è la più bella. Vabbè, sono state due puntate, Cinzia, che cosa vorresti? Comunque, sapete tutti che in questa puntata c'è il taglio di capelli. Non so perché mi trovo delle forbici qui, ma vabbè, non devo tagliare i capelli. Non mi piace tagliare i capelli, li voglio lunghissimi. Comunque, voglio subito iniziare. Ovviamente prima iscriviti al canale se non sei ancora iscritto, metti un pollicione in su se vuoi che continui questa serie e commenta giù nei commenti dicendomi un po' che cosa ne pensi del collegio e chi è il tuo personaggio preferito. Ok? Iniziamo subito! Ta ta ta! Il taglio dei capelli! Via! Signor sorvegliante, la prego di introdurre il nuovo giovane. Crazy! In pratica c'è un nuovo collegiale perché non so che cosa sia successo nella prima puntata. Ha avuto un problema e non è riuscito ad andare. Boh, chissà cosa è successo. Però, conosciamolo, vediamo chi è! È Dennis Dosio. Ciao, sono Simone. Ah, non è Dennis Dosio. È giunto il momento. Ta ta ta! È giunto il momento, ragazzi! Ah! Beh, un po' poveri loro, ma ormai è successo. Vediamo che cosa è successo. Le vostre acconciature sono, nella grandissima parte, non consone. Ma vedete che già piangono, non hanno neanche fatto, cioè, tipo, non è che, cioè, neanche, no, cioè, già piangono, ok. Cosa succede, signorina Scognameglio? Allora, mi dispiace tantissimo perché lei ha dei capelli bellissimi, ricissimi, lunghissimi, chissà da quanto tempo non li taglia, penso non li abbia mai tagliato dato che ha 17 anni. Tagliare i capelli ricci è un trauma, ti diventano così, vabbè, già piangono tutti comunque. Eccoci un po' qua, ma poco Sono super in ansia, anche se qualche sorrisetto lo fa, eh. Secondo me adesso piange però. Ma io ho lasciato le giacche qui. Dicevo. Iniziamo, già stanno tagliando tipo qui. Ma siamo pazzi! E tutti dicono no, ma davvero così tanto, no! Stava solo pettinando! Dico io, stava pettinando! Calmi ragazzi, sangue freddo! Non è ancora successo nulla! Vabbè, guarda che capelli crescono, mica si è bella da vita poi, eh. Sì, hanno tagliato. Anche tanto. Povera Chiara Ferragni! No, no, a me quel rumore terrorizza. Quanti capelli ha lui? Oh, mamma mia! Ho già il terrore per lui! Ah! Oddio, c'è ragazzi, c'è qualcuno che è in iperventilazione, non ce la può fare! Che cosa succederà a Luna? C'è una mutanda in testa. No. Raga, ma che hanno messo? Vero che negli anni 90 si usavano le fasce, però, cioè, orribile, che poi lei alla frangia gli hanno tirata su. Bruttissimo. O lo sa che è buono. Teoli, cosa sta facendo? Da dove l'ha preso? Dalla mensa. Cioè, ma che domande fa? Dove si prende il cibo? Scusi. Comunque è uno dei miei preferiti anche lui, oltre a Magnesio. Tutti sparate. Ma sembra un Pokémon. Sembra un Pokémon. Beh, almeno i Pokémon non li conoscono. Signorina Matera. Oh mamma ragazzi, ce li ha tipo chilometrici lei i capelli. Un taglio netto? No, non penso. Ed una busta così me li conservo. No, non ci credo, li vuole conservare. Beh, forse sì, dai, ci può stare. È un ricordo dei suoi lunghi capelli passati. La posso capire. Ti posso toccare l'ultima volta? Però lei rispetto ad altri mi sembra consapevole che il taglio stia per essere drastico.
poverina. Raga, io spero tanto che i capelli li donino. Sono dei capelli sani e dei capelli così lunghi vanno donati per me. Ma che, hanno ammazzato? Che è successo? Oddio, avete sentito che urlo? Ok, le hanno tagliato in pratica tutti i capelli. Tutti, cioè, tutti. Poverina. No, raga, perché? Col sacchettino, con tutti i capelli dietro. Il codino me lo tenga. Ragazzi, siamo arrivati. È il suo turno. Quanto me li ha tagliati? Cioè, l'ha proprio ascoltato alla lettera. Il codino me lo tenga. Gliel'ha tenuto e ha tagliato il resto. Giuro, sto a soffrire per lei, io. Un'altra in iperventilazione, ragazzi. Aiutatemi. E poi c'è lui che sorride beatamente. Salve, sono Donald Trump. Siamo compagni di caschetta almeno, dai. Brutte ma tutte insieme. Yeah! Simpatica. Mi piace. Vedete? Lei ha i capelli spettacolari e le hanno fatto un bel taglio pure. Lei si può alzare e si va a risedere. Io sono una persona intoccabile. Certo. Ha ragione, non gli hanno tagliato i capelli, è intoccabile. Intoccabile. È che mi veniva in mente la canzone Noi siamo gli intoccabili e voi ci avete rotto. Non penso che voi la conosciate. Vabbè. Carino, è vero, è troppo tenerello. Beh, anche a lei tagliano i capelli. Ma non ne ha. No, che capelli c'hai? Un barboncino sembra, senza frange, senza codini. Ma perché glieli hanno fatti così? Non hanno potuto tagliare perché aveva già i capelli corti e glieli hanno fatti tipo da pazza? Signora Morabito, basta. Ma lei senza capelli, non dica vuole? Le parolacce, per favore. C'è. Ma lei senza capelli, ma che cosa vuole? Poverina, c'è rimasta male non per il taglio, ma per come glieli hanno conciati. Cioè, bruttissimi. Scogna Emilio, forza. Forza che andiamo. Vengo io. E qui iniziano i problemi, ragazzi. No, io... Matera, l'accompagni. Maria, ragazzi, mi viene l'ansia solo a vederla. Due. Andare dal preside. Prego. Io mi gioco la carta preside. Ci provo. Tentar non nuoce. Allora, abbiamo scoperto che in collegio ci si taglia i capelli. Ma però pensavo che poteva cambiare questa cosa. Ecco, sì, certo, perché arriva lei e cambiano le regole. Cioè, arriva la signorina Scognamiglio e cambiano le regole del collegio. Si sleghi quella treccia, se la liberi. La battuta gliel'ho passata io, avete sentito tutti, no? Gliel'ho passata io al preside Pelatone. E mi lasci dire, ma i suoi capelli sono molto malconci, pieni di doppie punte, tutt'altro che belli. Ma che cosa ne capisce lui di capelli? Ma lasciala stare, poveretta. Sono negata da sempre anche con la mia famiglia. Ma che c'entra la famiglia adesso? Dicono i capelli la famiglia. No, no, aspetta, raga, qui si è studiata qualche strategia, lei, è da capire. Cos'è? Non è un lato estetico, promesso, la mia bisnonna prima che morisse. Dai, raga, cioè, si è giocata pure la carta della bisnonna e del legame dei capelli. Se le sta giocando tutte le carte. Sta qua? Sì, benissimo, vada a farsi tagliare i capelli. Sono più importanti i follower. Forse non dovevo dirlo. Ma l'ho pensato. Beh, lo sappiamo tutti che sono lì per i follower. Su, insomma, ecco. In virtù del tutto eccezionale. Che cosa sta succedendo, ragazzi? Qui la sorvegliante supera il preside Pelatone, sicuro. Io chiedo gentilmente alle sue compagne. Oh! Che nell'eventualità che loro fossero d'accordo. Oh! Si potrebbe fare un accenno di taglio. Olè! Ha vinto, ragazzi, ha vinto! Sì, va bene, sì, va bene.
va bene. Cosa dovevano dire, altrimenti le avrebbe ammazzate probabilmente. Però secondo voi è giusto o no? Perché sinceramente c'è chi aveva i capelli lunghissimi e li ha dovuti tagliare molto corti. Non so se sarei stata molto felice, anche se avrei detto probabilmente sì, perché cioè se abbiamo la possibilità di scegliere per loro, che fai? Ecco, vedete? Ecco qualcuno che si ribella, c'è! E ha un pizzico di ragione, cioè no, un pizzico, ha ragione. Diciamo che la legge vale per tutti, no? Avete notato che a lei gli stavano asciugando i capelli, mentre poverina a Mosca gliel'hanno lasciati così? Io me le ricordo, le faccio i miei compagni quando mi ha visto così i capelli. Maria Gioia, mi ha fatto troppa tenerezza. Portami in alto come gli aeroplani. Mi fai piangere pure a me, lo capisci? Che tenerelli, ragazzi, mi fanno piangere pure a me. Che poi con questa canzone che è bellissima. Portami in alto come gli aeroplani. La reazione di Aurora è andata veramente oltre ogni limite e adesso rischia di pagarne le conseguenze. Ebbene sì, perché ha risposto al sorvegliante. Però questa scena è troppo toccante. Buongiorno. Signori, signorine, vi presentiamo il bidello. Oh, abbiamo il bidello quest'anno, sì, mi fanno simpatia i bidelli. Potrebbe diventare amico vostro e vi conviene soprattutto a voi più che a me. Ma come parla questo? È romano per caso? 10.000 lire a settimana. 10.000 lire sono 50 centesimi da quello che ho potuto capire. What? 10.000 lire sono 50 centesimi, ragazzi? Ok. Panini 2.000 lire. Un botto, un po' caro, un botto. È un botto. Ragazzi, potessimo tornare alla lira davvero, saremmo tutti ricchi. 2.000 lire sono circa un euro. Un panino, un euro, non è nulla. Cioè, si può pagare 2.000 euro un panino? 2.000 euro? No, vabbè, io l'amo. 2.000 euro? Non ho capito che c'è la lira, mi sa. Nel 92. Stasera voglio andare con qualche ragazza. Così, a caso. Ambra bacicicocò, scelgo te. Boh. Allora, io non voglio vantarmi nulla, però fidati che io ci metto un secondo con le ragazze. Che? Che cosa significa ci metto un secondo con le ragazze? È arrivato il playboy. Stasera bella, Maro. Tanto bella. Quanto difficile. Raga, io i ragazzi così li odio. Ma cosa sono? Che sono? Ma quanto sei bella? Ma no, no, mio Dio. Sei arrivata. Stava apposta per vedere lei mamma. Vuole già un bacio. Cioè è appena arrivato, vuole già un bacio. Ma che cosa? Lei ha appena detto che è una ragazza difficile. Voglio vedere che succede. Sono invidioso di quella lì, quella ragazza. Gliel'ha dato. Talmente una ragazza difficile che gli ha dato un bacio. Ragazze, mi raccomando, tiratevela un po', e che fa questi ragazzi? Perché tanto avranno sempre da ridire, e se siete troppo facili perché siete troppo facili, e se ve la tirate perché ve la tirate, fregatevene, non siate così, per favore. Approfittando della distrazione dei sorveglianti, i collegiali decidono di mettere in atto il loro piano proibito. Iniziano le marachelle! Raga, ma stanno distruggendo la classe, ma davvero? Che cosa succederà ai nostri amati collegiali? Boh. Non vedi che hanno fatto questi, oh? Oh, mamma mia, hanno distrutto la classe! E arriva pure il bidello adesso. Quelli che ci sono stati, da solo, deve scrivere il suo nome qua. Qui c'è la punizione, ragazzi. Na-na. Fate le marachelle con la punizione. Tre piantine sulla destra, due piantine sulla sinistra. Dobbiamo... Dovete piantarle. Azzoppare! Ma che punizione è? Un divertimento piantare le piante all'aria aperta con la pioggia. Vabbè. Però non è una punizione, dai! Andate a prendere l'alluce della proprio fetti. Afferratelo. È più questa una punizione, toccare i piedi, magari dopo una giornata di lezione. Ok. Cosa state facendo? Ho visto partire e sto proseguendo io. Resistenza intelligente! Io pensavo che non andassimo tutti davvero. Raga, ma che classe è? Cioè fanno tutti le marachelle, si decidono e se ne vanno dalla lezione. Cioè questi si fanno cacciare tutti alla seconda settimana.
proprio, non ci posso credere, pure Trump. Bene, pancia in dentro, giù le spalle. Ok, uno è rimasto a fare lezione. Sarà successo qualcosa però. Ecco, e che cosa volevano che succedesse? Adesso tutti di nuovo messi in discussione, perché alla fine hanno combinato guai e fanno sicuramente un esame. Solo lei, signor Guida, si è comportato in maniera esemplare. Bravo. Si alzi e vada pure in camerata tranquillamente. Ah, si è salvato. Uno solo. E forse perché aveva qualche problema al ginocchio o da qualche altra parte non poteva correre. Ora vi sottoporremo ad una serie di semplici domande. Esame! Esame! Maria, raga, che cosa si inventeranno? Proprio... cioè, proprio puzza di guai. Ci guardiamo e decidiamo di non farlo. Di non farlo proprio il test, cioè di lasciare in bianco senza manco il nome. Ragazzi, ma sono pazzi! Però loro pensano, ma non possono cacciarci tutti, e questo è vero. Boh. Signora Morabito, mi spiega perché non sta scrivendo? Non sa nulla? Non conosce nessuna risposta? No, signor Pelatone, si sono messi d'accordo. Io prenderò le mie decisioni sulla base dei comportamenti che ci sono stati questa settimana. Aia, quindi Mosca è in pericolo, Simone pure mi pare. Beh, in realtà un po' tutti si sono comportati male, vabbè. Oh, raga, facciamola, so fuori. Oh, facciamola tutti insieme, tutti uguali, la prima risposta, raga, chi è che la sa, si scrive. Ma pensano che i prof siano scemi? Secondo voi non guardano? È normale che vedano tutto? Vabbè, facciamoli fare. Questo è il Pelatone. Avete deciso di scrivere? Bene. Ma è normale che strappino tutto, hanno copiato spudoratamente, ecco. Pronti, 3, 2, 1. Evviva, ci cacciano tutti, sì. Non hanno capito niente. No, vabbè, il Pelatone non sa più che fare, secondo me. Prima gli fa fare il test. Il test non lo vogliono fare. Se ne vanno e copiano tutto, gli strappano i compiti. Non sa più cosa fare. Che cosa succederà nella prossima puntata? Sono troppo curiosa, ragazzi. Li cacceranno tutti, oppure la metà. Cioè, perché si sono davvero, davvero comportati tutti molto male, quindi chissà che cosa succederà. Sono troppo curiosa, vedremo. Intanto ragazzi, pollici in su mi raccomando per la terza puntata, così prossima settimana vi porto la terza puntata. Condividete anche il video. Sono troppo curiosa ragazzi, quale sarà la sorte dei nostri collegiali? Boh, ditemelo giù nei commenti, secondo voi cosa succederà. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Mua! Vi amo tantissimo. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao.